interessa è mandare, diciamo, un messaggio telepatico, come ad esempio di farti scrivere, di farti cercare. Nel frattempo, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Salutiamo anche Rosy e seguitemi su tutti i canali YouTube. Vi ricordo che se volete abbonarvi al canale potete tranquillamente abbonarvi per dare un sostegno al canale. E se volete, diciamo, come possiamo dire, fare una donazione, potete andare sul tastino delle donazioni, cioè sul tastino col dollarino, e effettuare una donazione. E cerchiamo quindi di capire di come usare la telepatia, dico alcune cose sulla telepatia e poi facciamo questa meditazione per entrare in contatto con le persone che ci interessano. Allora, la telepatia non è una magia, diciamo, ma è semplicemente una delle facoltà che fanno parte proprio degli esseri umani. Noi abbiamo questa capacità. E tutti noi sviluppiamo la telepatia, ma lo usiamo continuamente. In realtà, ogni volta che noi emettiamo un pensiero, salutiamo Betty Kotich, Elisa, ogni volta che noi emettiamo un pensiero, questo pensiero viaggia nell'etere. Quando si dice viaggia nell'etere, che significa? Significa che viaggia nel mondo del pensiero, diciamo così, nella dimensione del pensiero. E in questa dimensione del pensiero esiste un campo, è un campo, potremmo definirlo quantico, definiamolo come vogliamo, però è, come dire, un mondo. Il pensiero vive in una sua dimensione, una dimensione che la fisica non ha ancora scoperto, ma le scoperte della fisica sono in divenire fondamentalmente. Oggi leggevo che è stato scoperto un elettrone senza massa, ma con una carica elettrica che si muove nelle quattro dimensioni, anche nel tempo. Comunque, quindi effettivamente le scoperte della fisica sono sempre in divenire. E quindi probabilmente la dimensione dello spazio e del tempo non sono le uniche dimensioni. Salutiamo il nostro Crazy Robby, mi accade di pensare, mi scrive subito dopo e viceversa. Sì, esatto. Perché esiste comunque un collegamento tra noi, cioè noi siamo tutti collegati. I pensieri sono un po' come, diciamo, le linee di collegamento, no? Il pensiero rappresenta la linea di collegamento. Ovviamente, affinché si riceva un pensiero di una persona o si possa trasmettere un pensiero di una persona, bisogna accedere a uno stato di coscienza particolare, uno stato di coscienza più profondo, uno stato di coscienza che ci permetta di, come dire, entrare, in questo mondo, in questa dimensione, uno stato di coscienza non ordinario, ma noi possiamo raggiungere tranquillamente. Ed è lo stato di coscienza un po' simile ai sogni. Per cui, se volete fare un'esperienza di telepatia, e tra poco la faremo, vi suggerisco di mettervi in una posizione comoda, che potrebbe essere seduti o sdraiati, seduti con la schiena eretta. L'importante è essere, diciamo, salutiamo anche Rosy, l'importante è essere in una situazione di benessere, no? Cioè, ad esempio, se siete sdraiati non deve venirvi freddo, quindi magari se mettetevi qualcosa addosso, perché se abbiamo delle sensazioni negative, ovviamente la nostra mente va su quelle sensazioni lì. Non essendo degli yogi in grado di modificare completamente la percezione, diciamo, della temperatura, è meglio essere in una temperatura confortevole. Quindi, ma la telepatia, quindi, come diceva anche Crazy, è proprio una capacità innata dell'essere umano. Noi riceviamo continuamente dei segnali. Spesso, i pensieri che noi sperimentiamo non sono neanche nostri. Io credo che li riceviamo da altri. E
L'universo è costellato di pensieri, esiste una dimensione del pensiero. Pensieri pensati da, ho alzato il termine, brava, pensieri pensati da tantissime persone che continuano in ogni tempo, in ogni spazio, in ogni luogo, che continuano a muoversi nell'etere e qualcosa ogni tanto ce li fa incrociare, ogni tanto noi entriamo in contatto con questi pensieri e spesso non ci rendiamo conto che non sono i nostri pensieri e li prendiamo per nostri. Quindi la telepatia è una delle facoltà principali dell'essere umano e quindi è una capacità che noi abbiamo, solo che non sappiamo di avere. Sono tante le cose che, le capacità che abbiamo, ma non sappiamo di avere. Allora non le usiamo, no? Questo vale anche per le abilità pratiche. Pensate il famoso detto, no? Libro di Anthony De Meyo, messaggio per un'aquila che si crede un pollo. Se tu sei un'aquila, ma credi di essere un pollo, probabilmente ti comporterai da pollo e comportandoti da pollo, probabilmente non riuscirai a sviluppare le tue capacità di aquila, non riuscirai a volare, non riuscirai a fare nulla, e questo farà sì che praticamente resterai bloccata per terra. Quindi non vale solo, salutiamo anche Betty Cottage, non vale solo per le persone, ma valgono anche, cioè per i pensieri, ma valgono anche per le azioni. I nostri pensieri comunque condizionano la nostra vita. Quindi la telepatia è veramente una caratteristica che fa parte dell'essere umano, non è un fatto magico, non è un fatto soprannaturale, ma anzi direi che è un qualcosa di molto naturale. E quasi diventa innaturale non utilizzare, no? La telepatia, diventa quasi innaturale non utilizzarla. Perché sarebbe molto più naturale imparare a usare questa caratteristica, sarebbe molto più facile, diciamo, imparare ad ampliare al meglio queste caratteristiche, svilupparle il più possibile, perché soltanto se le sviluppiamo noi possiamo, diciamo, mandare dei messaggi a una persona. Ad esempio, non è detto che questo messaggio venga, diciamo, non è detto che questo messaggio venga necessariamente, come possiamo dire, recepito dall'altra persona, perché la telepatia, anche qua, come tutto nella vita, è soggetta al principio di indeterminazione, no? Però l'intenzione di mandare un messaggio, il voler mandare un messaggio, è qualcosa che spesso ha degli effetti. E quindi possiamo prepararci per fare questo esperimento di telepatia. L'unica cosa che è richiesta è quella di mettersi in una posizione comoda, perché se siete in una posizione scomoda, se siete in una posizione che vi dà fastidio, se avete freddo, se avete caldo, insomma, cioè la posizione dovrebbe essere comunque o sdraiata oppure diciamo con la schiena eretta. La schiena eretta non è un qualcosa di particolare, ma è solo per, come possiamo dire, allineare i chakra, visto che i nostri chakra sono comunque la nostra porta sul mondo, è molto importante che siano allineati, la nostra porta sul mondo esoterico, ovviamente, è molto importante che siano allineati per, diciamo, favorire proprio che questo stato di coscienza che noi andremo a vivere, questo stato di coscienza telepatico, possa manifestarsi al meglio, quindi per la riuscita dell'esperimento telepatico. Quindi non è nulla di
trascendentale, non è nulla di strano, ma è un qualcosa che tutti noi possiamo fare, possiamo sviluppare al meglio. Quindi facciamo questa esperienza di telepatia per mandare un messaggio, diciamo, a una persona che ci interessa, e quindi cerchiamo di mandare un messaggio a una persona che ci interessa, questo è l'obiettivo, in modo tale che questa persona ci possa cercare, ci possa scrivere, ci possa, diciamo, possa entrare in contatto con noi. Magari una persona che non ci cerca da un po' di tempo, e in modo tale da spingerla, stimolarla, affinché faccia un passo, una ricerca verso di noi. Bene, quindi mettiti in una posizione comoda, con la schiena eretta ma non tesa, oppure sdraiata, e possiamo partire, possiamo partire. Possiamo partire. E mentre ascolti il suono della mia voce, respiri. E sei in una posizione comoda, rilassata, con la schiena eretta ma non tesa, le spalle rilassate, le braccia rilassate. Puoi continuare ad ascoltare il suono della mia voce e chiudere tranquillamente gli occhi e prepararti a inviare un messaggio telepatico a una persona che ti interessa. Il messaggio a una persona che magari pensi che ti cerchi poco, in modo tale da fargli sentire la tua vicinanza, in modo tale da fargli sentire la tua presenza, la tua presenza energetica, e far sì che questa persona abbia voglia di mantenere o riprendere dei contatti con te. Se magari era tanto tempo che non ti scriveva, potrai iniziare a scriverti. Se magari era tanto tempo che non ti cercava, ti cercherà. Se invece è una persona con la quale hai costantemente un rapporto, una comunicazione, gli farai sentire la tua presenza, gli farai sentire la tua vicinanza, gli farai sentire il calore della tua energia, in modo tale che si crei una nuova ed eterna alleanza, in modo tale che si possa creare un entanglement, una connessione, in modo tale che si possa creare con questa persona una connessione molto profonda. E mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce e a respirare, e sei con gli occhi chiusi, puoi sentire il suono della mia voce, la musica. Puoi sentire i suoni e i rumori della tua stanza. Puoi percepire la temperatura del luogo in cui ti trovi. E tutto questo ti fa entrare sempre di più in uno stato di rilassamento ancora più profondo, ancora più profondo. E mentre entri in questo stato di rilassamento sempre più profondo, puoi iniziare a visualizzare la persona alla quale vuoi mandare il messaggio.
puoi vederla nello schermo della tua mente. Puoi semplicemente direzionare i tuoi pensieri su questa persona, percepire la sua presenza. Visualizzala tranquillamente, con calma. Col giusto rilassamento. E mentre continuo ad ascoltare il suono della mia voce e a respirare e a visualizzare la persona alla quale vuoi mandare un messaggio telepatico, non so se ti rendi conto che piano piano questa visualizzazione assume dei contorni sempre più particolari. Non so se ti rendi conto che questa persona ha anche una dimensione energetica, un corpo energetico, e forse, se ti concentri nel modo giusto, anche tu potresti percepire il suo corpo energetico, la sua aura, magari vedere anche tanti colori nella tua mente. E forse, se inizi a concentrarti, potrai percepire anche la tua energia, potrai percepire anche la tua dimensione energetica, osservando il tuo corpo, osservando che al di là della tua parte fisica si estende una parte energetica che può diffondersi in tutto l'universo. Questa tua parte energetica non ha dei limiti spaziali, può espandersi in tutti gli universi. E mentre tutto questo avviene, ti chiedo di portare l'attenzione sul tuo cuore. E di immaginare che dal tuo cuore esca un raggio di luce di energia di colore azzurro, azzurro-blu. E questo raggio di luce di energia che esce potente e benefico dal tuo cuore, dal centro del tuo petto, dalla parte energetica del tuo cuore, arriva direttamente al cuore della persona alla quale vuoi mandare un messaggio telepatico. Puoi visualizzare tranquillamente questo raggio e puoi visualizzare tranquillamente come questo raggio vi unisca, questo raggio di luce e di energia vi unisca indissolubilmente. Questo raggio di luce energia vi collega ora e sempre. Questo raggio di luce energia vi mette in comunione ora e sempre. Mentre continui a rilassarti, ad ascoltare il suono della mia voce,
a sentire la musica. A sentire il suono, il rumore e la temperatura della tua stanza, puoi pensare a un messaggio che vuoi mandare a questa persona, a un messaggio che vuoi che questa persona possa ricevere. Quindi inizia a pensare a questo messaggio in forma breve. Immagina di scriverlo su un foglio di carta e di trasformarli in pensiero. Deve essere scritto in forma positiva, affermativa e breve. Mentre puoi continuare ad ascoltare la musica, puoi pensare questo messaggio che vuoi mandare a questa persona. E adesso che hai pensato questo messaggio, lascia che questo messaggio dalla tua mente, dalla tua testa, scenda lentamente al tuo cuore. Immagina proprio questo messaggio come una palla di luce, di energia, che scende dalla tua testa, dalla tua mente e si ferma al tuo cuore, e si ferma al tuo cuore. E adesso puoi esprimere dentro di te la forte intenzione, il forte desiderio, la forte emozione di inviare questo messaggio a questa persona attraverso il canale, il raggio di luce ed energia che vi unisce, che unisce i vostri cuori. E quindi, sospinto dalla tua forte intenzione, questo messaggio sotto forma di sfera di luce ed energia si muove all'interno del raggio che vi collega e raggiunge il suo cuore, dal tuo cuore al suo cuore. E una volta che ha raggiunto il suo cuore, puoi visualizzare che dal suo cuore si diffonde potente e benefico in tutte le sue cellule e sale nella sua mente e diventa pensiero dei suoi pensieri. E puoi percepire chiaramente che questa persona sente la tua presenza, percepisce proprio in questo momento la tua vicinanza. Questo tuo messaggio diventa il suo messaggio. Un messaggio positivo che crea un legame indissolubile tra voi, un legame forte e potente
che vi unisce ora e sempre, al di là del tempo e dello spazio. E questo, non so se ti rendi conto, che ti produce uno stato di benessere, uno stato di rilassamento profondo. Non è importante che tu ricordi il messaggio che hai mandato, perché l'universo sa tutto, quindi puoi ricordarti di dimenticare, dimenticare di ricordarti quello che non è importante. Ma tutto questo ti darà un senso di benessere e sicurezza. Per cui dormi serena questa notte ed ogni notte. Dormi serena questa notte ed ogni notte. E adesso, mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce, respiri con la certezza di aver creato questo collegamento telepatico, di telepatia con questa persona, con la persona oggetto del tuo desiderio. Porta l'attenzione sul respiro, sull'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni. Concentrati sul qui ed ora, sul tempo presente. E puoi iniziare a fare dei piccoli movimenti delle braccia, delle gambe, delle mani, del collo. Puoi muovere tranquillamente il collo, delicatamente, dolcemente, le mani, le braccia, i piedi. Dei movimenti delicati che ti fanno incontrare e tornare al tempo presente. Puoi muovere le spalle. E per finire, puoi aprire dolcemente gli occhi, sentendoti tranquilla, bene, certa, rilassata di aver mandato un messaggio importante, di aver creato una connessione importante con questa persona. E faremo anche altri tipi di esperimenti, se vorrai, me lo scriverai nei commenti, ad esempio per entrare in contatto con persone o mandare messaggi a persone che fanno parte dei diversamente vivi. Mandare dei messaggi a persone che hanno abbandonato il loro corpo, perché nulla finisce, noi possiamo creare anche connessioni di questo genere. Bene, adesso che abbiamo fatto questo esperimento, puoi aprire tranquillamente gli occhi e raccontaci nei commenti, nella chat, la tua esperienza. Nel frattempo puoi mettere sempre un like, iscriverti al canale, attivare la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, iscriverti gratuitamente al canale e... ovviamente chi volesse fare una donazione al canale può farla cliccando sul tastino col dollarino, chi vuole abbonarsi al canale per usufruire dei vantaggi degli abbonamenti può farlo cliccando sul tastino abbonati. Bene, bene, quindi vediamo un po' cosa ci raccontano le nostre carampane.